oncologia e ginecologia, certamente due campi di grande interesse per la Essender Farmaceutici, che già da tempo ha ormai ampliato i suoi orizzonti uscendo dai confini nazionali. Dopo la partecipazione al Chemical Pharmaceutical Ingredients Worldwide di Madrid, evento internazionale che ha ospitato oltre 45.000 professionisti dell'industria farmaceutica nell'arco di 3 giorni, l'azienda di Bastia Umbra ha fatto rientro in Italia per 2 importanti appuntamenti, il primo a Riccione per il 91esimo SIU, Congresso Nazionale della Società di Urologia, e il secondo a Roma per il 93esimo SIGO, Congresso Nazionale della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia. A Roma, la Essender Farmaceutici, presente con il proprio stand e staff, ha accolto numerosi medici delle donne e ricercatori curiosi di conoscere alcuni nutraceutici che l'azienda ha nel proprio listino. Tra questi Simone Palini, embriologo clinico senior, specialista in genetica molecolare e membro del consiglio direttivo della Società Italiana della Riproduzione Umana, che ha evidenziato l'importanza del resveratrolo nel processo di formazione dell'ovocita nelle donne che aspirano ad una gravidanza. Dai dati che si evincono, i dati che ha pubblicato l'Istituto Superiore di Sanità nell'ultima relazione a proposito del trattamento delle pazienti, l'età è aumentata fortemente e per migliorare l'outcome gravidico di queste pazienti è fondamentale la supplementazione. La supplementazione che non è sicuramente farmacologica ma è nutraceutica. In particolare abbiamo questi nuovi nutraceutici, il resveratrolo, con un ottimo assorbimento, un migliorato assorbimento che ci permette di innalzare la quantità di resveratrolo nel plasma sanguigno, che portano una vera efficacia anche alla formazione dell'ovocita, ma del sistema cellulare in generale. Tant'è vero che con gli ultimi esperimenti che abbiamo fatto su cellule ovariche abbiamo dei risultati eclatanti che indicano che la direzione è quella giusta, appunto dell'utilizzo di questi resveratroli ad alta biodisponibilità.